Buonasera a tutti qui alle Cuochi per il nuovo episodio di Covidissing, dove tenterò di spiegarvi come i falsi divulgatori utilizzino tecniche ben precise per trasmettere notizie false e guadagnare seguaci. Per darvi un esempio lampante, un amico mi ha passato un video del dottor Stefano Montanari del 2018. Cos'è l'effetto gregge? L'effetto gregge è una delle bufale più belle, più di successo, inventate dalle ditte farmaceutiche. Da qua notate come l'immagine iniziale sia fuorviante, proprio dall'inizio, ok? Perché l'effetto gregge, l'immunità di gregge, è su soggetti della stessa specie. Lui ha messo un ciuchino in mezzo delle pecore, ok? Cosa trasmette? Asino in mezzo dei pecoroni. Proprio messaggi subliminali. Che classe! Mi stupisce che non abbia messo un branco di bufali per dire che era una bufala. Il video che mi è stato mandato è un tale agglomerato di falsità, mistificazioni, imprecisioni, ignoranza e voglia di avere attenzione e probabilmente vendere e averne un vantaggio che io non saprei bene da dove cominciare. È come confutare la veridicità del Signore degli Anelli con uno che ti dice che è vero. Con uno che ti dice di avere visto gli Urukai, di avere scorto da lontano l'occhio di Sauron, tu come lo confuti? Gli dici delle cazzate. Come fai? Come fai con una persona così? Io dopo averne guardato 10 secondi ho avuto il magone inconato. Oh God, why didn't anybody tell me? Ok, già punto numero 1. Questi signori dicono il 95% della popolazione deve essere vaccinata. Allora io mi sono divertito, fra virgolette, ad andare a cercare la letteratura medica. Non esiste nessun lavoro epidemiologico pubblicato, almeno negli ultimi 50 anni, in cui si parli di un 95%, totalmente inventato. Non c'è. Però la legge Lorenzin si basa proprio su questo 95% che è totalmente inventato. Io sfido chiunque a trovarmi un lavoro epidemiologico. Lui parte citando la legge Lorenzin, che cita appunto il 95% per l'immunità di gregge, che è una roba politica. Ma se la legge è una cazzata, cosa c'entra il povero vaccino? I vaccini hanno salvato miliardi di vite. Qualcuno di voi si è mai preso il tetano? No? Ok, quindi fase numero 1, sviare l'attenzione. Politica, no, il vaccino fa schifo. Frase ad effetto. Non esiste niente nella letteratura degli ultimi 50 anni. Attenzione, spesso la letteratura non parla di 95%, non dà percentuali precise, ma dice la maggior parte della popolazione, una fetta sensibile della popolazione. Semplicemente su Google, solo che in inglese, c'è un'intera letteratura sulla immunità di gregge. Il paradosso assoluto è che il dottore si è sempre schierato contro le pubblicazioni della letteratura scientifica riguardo ai vaccini, eccetera, eccetera, dicendo tutti schiavi del sistema, ma adesso usa la stessa letteratura scientifica a proprio beneficio. Punto numero 2, fondamentale per chi vuol far capire qualcosa a qualcuno che non ne sa, fare vedere delle cose estremamente complesse e spiegarle con parole semplici. Guardiamo quante persone si sono ammalate. Eccolo qua. Voi vedete qualche relazione fra il numero dei vaccinati e il numero dei malati? Come potete desumere dai grafici? No, non posso desumere niente dai grafici, perché mi hai messo 8.000 parole, 8.000 cifre, le hai fatte vedere per la bellezza di 4 secondi netti e mi hai detto, ah, qua c'è scritto questo. Ah, grazie. È come se io vi prendessi, no? La mia ultima lista della spesa e vi dico, oh, raga, l'ultima spesa ho speso 1.000 euro. Cioè, vedete com'è lunga? Lo vedete com'è lunga? Cioè, visto qua? Oh, visto? È lunghissima. E poi in realtà no. Nella mia ultima spesa ho speso 34,73 euro. Però lo scontrino è lungo. Quindi il punto numero 1 era sviare l'attenzione. Punto numero 2, far credere che una cosa complessa sia semplice e spiegare quello che vuoi tu. Punto numero 3, manipolare i dati. Ok? Fa vedere dei grafici. A un certo punto arriva il vaccino e uno dirà allora la malattia va a zero. Invece guardate cosa succede. Arriva il vaccino e la curva continua imperterrita, cioè il vaccino non è servito a nulla. E dice, vedete? Allora, qua nel 1901 l'incidenza di morti per la tal malattia era altissima e poi era in calo.
Ok? Qua, quando hanno iniziato a fare il vaccino, la curva è rimasta la stessa, quindi sarebbe andata calando normalmente. Se la malattia prende la curva, cresce, quindi il vaccino la fa continuare a calare. Sto qua è laureato in farmacia e studia le nanoparticelle. Sta cavalcando l'onda per vendere dei libri. Io vorrei proprio vedere se alla fine di questa conferenza non c'era lui col banchetto che si è fatto almeno 2000 euro di libri che dicono cazzate. Il dottor Stefano Montanari, ricordatevelo, è bravissimo. Sarebbe stato una star del teatro. Ciao a tutti, se vi è piaciuto, se vi è risultato utile, se avete qualche boccalone che lo segue, magari girategli questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like o mandatemi uno sputo o mandate... Ah! Ciao.